Cucciolo, family e buona palma. Come avete visto, ho fatto i cannelloni. Eccoli qua, sono uscite due teglie che tra poco andrò a mettere in forno e penso che per domani a pranzo sto a posto. Non devo preparare niente, perché comunque io me ne mangio uno o due, per cui resto, mi mancano anche per domani a pranzo. Mi è rimasto l'impasto della carne tritata con, diciamo, la scamorza, il filone che abbiamo preso ieri, e ho fatto anche un po' di polpette al forno. Ieri sera mio marito voleva il dolce, e secondo voi che dolce ha mai voluto mio marito? Le seppole di San Giuseppe, come avete visto da Instagram. Eccole qua fatte. Stavolta ci ho messo le gocce di cioccolata sopra e sono venute un po' più alte. Ecco qui, ho fatto anche in doccia. E come sapete, la domenica, quando uno prepara qualcosa di più, anzi, di solito quando uno cucina, però di solito la domenica fai un dolce, fai per esempio cannelloni oppure una lasagna oppure pasta a forno, qualcosa di più, diciamo, particolare, che non lo fai durante la settimana. Cosa succede? Che si fa la montagna dei piatti e ora me li vado a lavarmeli. Spero che dopo Pasqua si risolva un pochino questa situazione, perché voglio chiamare il tecnico per la lavastoviglie, perché sinceramente, ragazze, non ce la faccio più. Sì, è vero, odio lavare i piatti a mano, ma odio anche vedere tutti questi piatti qua. Perché? Perché ero impegnata a fare i cannelloni e non me li potevo lavarmeli man mano, perché io non amo vedere la montagna dei piatti, il lavello, per cui me li lavo man mano, me li vado a lavarmeli. Però ero occupata a fare le polpette, a riempire i cannelloni, per cui ho detto vabbè, dopo faccio una cosa e nulla. Ora, detto ciò, mi metto e mi faccio tutti questi piatti, esatto che sono le 11:20. Metto anche i cannelloni in forno, così un 15-20 minuti si cuociono, li faccio riposare che vengono molto molto più saporiti.
Eccoci, family. Ciao family! Ma la mia family vuole sapere il pranzo di oggi com'era. Ottimo, cannelloni buonissimi, specialmente con quel filone dentro, ma ancora più saporiti, buoni. Le zeppoline, meglio ancora, eppure le polpettine, ottime. Oggi ho fatto lo scostumato, ho mangiato tantissimo. Ma auguri tipo una palma ce li vuoi fare? Certamente, auguri buona palma a tutti e speriamo che passi presto questa Non situazione. parliamo! Bruttissima, Non parliamo di questa situazione bruttissima. perché è una noia totale. Ci dobbiamo tenere compagnia. E questa cosa non si Facci può. un po' di allegria. Non Sì. parliamo del Covid, questo e quell'altro. No, No, oggi non Covid ci esiste. è... Allora. Mio marito voleva i dolci, come vi ho già detto. E fatto fare le zeppoline di San Giuseppe, sono cose molto più alte stavolta, più buone. E ci ho Le messo, gocce di cioccolato. come avete visto, le gocce di cioccolato sopra. E Per ancora più buone. stasera io volevo fare Scarole, scarole certo. salsiccia, però È rimasta scarola. Vabbè, i cannelloni abbiamo ancora i cannelloni. sono rimasti molti. Sono polpette, hai voglia di mangiare, grazie a Dio, fammi se va a posto, meno male. Sono rimasti molti, per cui se li può mangiare stasera e anche domani a pranzo i cannelloni. Per cui ho detto la scarola con le salsicce la faccio domani sera. Perché comunque le polpette ci sono, i cannelloni pure e la cena ci sta. Siamo a posto. Io mi sono mangiata 2 cannelloni, 3 polpette e 2 seppole. Stasera 2 e 3 polpette, 2 seppole. È a posto. E fortuna sta bene così. Per cui la noia quella c'è e ce ne sa pure tanta. Diciamo anche un pochino di nervosismo perché ci sta una bellissima giornata di sole. Ma veramente è una Bene. bellissima giornata di sole e non fa neanche No, freddo si sta bene. se ci mettiamo a sole, però noi dobbiamo stare chiusi in casa. Proprio come l'anno scorso. L'anno scorso giornate favolose nel primo lockdown, giornate favolose e noi chiusi in casa. E anche quest'anno è così. Sta facendo veramente giornate bellissime. Infatti io sono a Cio Manica sotto e questa qui sopra, perché ragazze fa veramente caldo se ci mettiamo a sole. Allora, però si sente All'ombra ancora, fa un pochino freschetto, ma neanche più di eh? No, si tanto. sta bene, A sole però fa caldo, a però. Solo sole, senza giubbini, sta bene. per cui il nevoso c'è. Che non ci possiamo andare a fare neanche una passeggiata, non ci possiamo muovere da casa. Troppo. Troppo no. Io bianco. Comunque, questa settimana vi ho fatto una piccola sorpresina facendovi trovare ogni giorno un video sul canale, video del compleanno, video ricetta del pane, video ricetta dei biscotti. Domani uscirà un altro video. Per cui questa settimana vi ho fatto compagnia e vi ho fatto questa sorpresa, incrociando sempre le dita che vi piacciono queste sorprese che riuscite a trovare ogni giorno un video
sul canale. Infatti questo video qua, questo vlog, questo video, la prima parte è venuta un pochino cotta, però stavo pensando di concludere e comunque ti metterlo martedì mattina questo e domani iniziare un altro. Che ne dici? Può andare pure così. Sicuramente facciamo così. Chiudo ora questo vlog e domani ne inizio un altro. Un altro. Inizia la settimana santa domani e nella settimana santa devo fare le pastiere a questo signore. Se ne parlerà di... penso venerdì. Io le pastiere le faccio venerdì santo o sabato santo. Sanno persone che le fanno molto molto prima, ma io no, perché non arrivano a Pasquetta con questo signore qua. Non ci arrivano, perché si rimangia mattina, mezzogiorno e sera. E per Pasqua dopo non ci arrivavano se le facevo già, che molte persone le fanno la Domenica delle Palme oppure il lunedì santo e le portano fino a Pasqua e Pasquetta. Ma a me questo signore qua non me le faceva arrivare. Per cui alla Palma un dolce qualsiasi ci faccio e o il venerdì santo o il sabato santo ci faccio le pastiere. Però quest'anno la sottoscritta si riposa. La sottoscritta perché facciano tutto il lavoro. Io ci metto soltanto i chietti dentro e lui impasta, lui fa tutto. Olè. Però i cannelloni l'hanno avuto pure questi due. Lunetta. Sta dormendo, lascia stare. Lunetta. Non si muove, non sta dormendo. No, Luna si sveglia. Luna si sveglia. Lunetta si sveglia, Lunetta. Beh, mamma, hai avuto i cannelloni. Hai avuto i cannelloni. E ora te lo... Iposino pomeriggio perché colorato vecchio adesso erano le 14:50 mentre ora sono le 15:50, per cui colorato vecchio erano le 3 e loro stavano tormento tranquille sul divano, colorato nuovo ancora si devono abituare le mie bimbe. A me stamattina non mi ha fatto niente di che, sono non male, diciamo. Infatti poi, come vi ho detto nel vlog di ieri, l'orologio che abbiamo preso alla Lidl io l'ho messo direttamente un'ora in avanti. Sì, perché sono stamattina dovevi togliere tu. Ieri sera l'ho messo direttamente un'ora avanti e che facevo all'improvviso con mio marito? Amore, erano le 9, per esempio 8:30, 9 e io dicevo, amore sono le 10:30, amore sono le 11, invece non era vero perché ce l'avevo messo un'ora in avanti, come facevo ieri? Per esempio erano le 9, amore sono le 10, vedi? Facevo io, vedi sono le 10, invece erano le 9. Comunque, detto ciò, io vi saluto, vi faccio ancora un cuorito, una buona palma e ci vediamo domani in nuovo video. Oddio. Ciao family. Vuoi salutare a mamma? Quella sta dormendo, la puoi lasciare stare. Ora dormi. C'è Sardina, hai fatto super Sardina, vieni qua, ti davo la faccia. Saluta mamma, saluta,
Te ci fai cena alla family? Io sto sonnando, vedi, stavo dormendo, mamma dà fastidio a me. Ciao! Ciao, family!